quanta bella gente, mi dicevo sì, ma io allora ben ritrovati sotto il cielo stellato di Bari. Inizia anche quest'anno da qua il tour della compagnia di Sottosopra, che ci porterà nelle frazioni del comune e anche oltre. Sì, perché quest'anno saremo anche a Grosseto, nella rassegna Grosseto Rinanzi. Allora, quest'anno, in virtù di un evento molto particolare, abbiamo voluto ripercorrere un po' a ricorso quella che è un po' la nostra breve storia. E riproporremo una commedia fatta diversi anni fa, una commedia brillante in tre atti, di Atos 7, La fortuna si diverte. A guidarci allora fu un carissimo amico, Attilio Massini. Bene. Sono passati ormai 5 anni da quando ci ha lasciato e ricordarlo oggi mi riesce in un certo senso difficile, ma allo stesso tempo anche facile. Difficile perché il tempo mi ha impedito di conoscerlo a fondo in tutta la sua poliedricità, che spaziava dalla professionalità nel mondo del lavoro, alla passione per la musica, come dimenticare le serate al termine delle prove o della commedia stessa, a cantare le canzoni degli anni 60 accompagnati dalla sua chitarra. La passione per lo sport, i viaggi in moto, l'amore per la sua terra e le tradizioni che la contraddistinguono. E lui, nonostante risiedesse a Siena, tornava ogni momento di libertà qui a Bari. Però mi riesce anche facile perché ho avuto modo di conoscere come lui si relazionava con gli altri, la disponibilità, la giovialità, ma anche una misurata schiettezza e un grande senso di imparzialità. Tutto questo lo racchiuderei in una locuzione. Attilio è stato per me, per noi tutti della compagnia, per molti credo, una persona speciale. E oggi lui, che aveva fortemente voluto la nascita di questa compagnia, supportato dall'allora sindaco Loris Petri, gioirà nel vederci ancora in auge. In questo frangente mi corre l'obbligo, se non piuttosto il bisogno, di ricordare un altro componente della nostra compagnia che se n'è andato da non molto, il caro Evandro Caselli. Mi tornano alla mente le sue risate ironiche, le sue amnesie, i suoi silenzi riempiti di sguardi che dicevano tutti. Arrivederci Evandro, arrivederci a te. A questo punto vorrei che salisse sul palco Marzia, la compagna di Attilio, alla quale noi della compagnia Sottosopra vorremmo donare un semplice ricordo. Accetto con immensa
prezzo piacere questa targa. È un pensiero questo che avete avuto che mi ha fatto tanto piacere. Cioè mi fa capire quanto Attilio sia ancora nel cuore di tutti. Ci ricorderai. Allora. Grazie.